Allora, abbiamo visto che l'obiettivo del progetto di integrazione europea era la libertà per i monopolisti, cioè la creazione di un mercato unico senza stati, quindi senza confini, fortemente concorrenziale, in cui quindi tornasse a prevalere la legge del più forte, e il tutto sotto la guida di apparati di comando, la Commissione europea, la BCE, il Consiglio europeo, che operano, come ci ha spiegato in modo molto, così, molto candido Mario Monti in una sua intervista sull'Italia in Europa, dicevo, operano al riparo dal processo elettorale e torna quindi il concetto che avevamo visto prima, no? Questo significa che questi apparati di comando non hanno una legittimazione democratica, e sfuggono al controllo popolare, quindi al principio fondamentale di ogni democrazia. A livello nazionale, invece, avviene una cosa altrettanto grave, e ce la spiega ancora una volta Giorgio Napolitano con la lettera che avevamo visto prima a Reset. È la seconda parte, quella evidenziata in rosso, e leggo le parti fondamentali. Napolitano dice: no, con i trattati di Roma del 57 e la nascita del mercato comune furono riconosciuti e assunti dall'Italia i fondamenti dell'economia di mercato, i principi della libera circolazione, merci, persone, servizi e capitali, le regole della concorrenza. Quelle che ancora oggi vengono denunciate come omissioni o come chiusure schematiche proprie della trattazione dei rapporti economici nella Costituzione, vennero superate nel crogiuolo della costruzione comunitaria e del diritto comunitario. Attenzione qui, nell'accoglimento e nello sviluppo di quella costruzione si riconobbe via via anche la sinistra, prima quella socialista e poi quella comunista. Quindi nell'accoglimento e nello sviluppo di quella costruzione, cioè l'economia di mercato, si riconobbe prima il Partito Comunista, e prima il Partito Socialista e poi il Partito Comunista. Si consuma in questo modo l'infame tradimento da parte della sinistra politica, PCI e PSI, della Costituzione, del modello sociale antitetico, quello dell'economia di mercato, in essa accolto, la tradizione, si consuma il tradimento dello spirito della Resistenza e di tutto il popolo italiano. Un tradimento consumato deliberatamente e con l'assunzione di un'enorme responsabilità storica da parte dei dirigenti dei due partiti di massa. Nel momento in cui la sinistra cede ideologicamente, abbandonando gli interessi della classe lavoratrice, della classe meno abbiente in genere, per diventare socialdemocratica e quindi per abbracciare gli interessi e le ragioni del capitalismo finanziario e ultraliberista, vengono meno quei rapporti di forza di cui avevamo parlato prima. La base sociale della sinistra, abbandonata a se stessa e frastornata da una sinistra politica che si comporta, che agisce da destra liberista, perde ogni potere di contrattazione e il suo ruolo di contrabbilanciamento sociale. Il ceto medio a sua volta viene travolto dalla disfatta, dalla sopravvenuta irrilevanza del ceto meno abbiente, perché, come abbiamo visto prima, il ruolo del ceto medio era quello di essere l'ago della bilancia, no? Tra le due forze contrapposte del capitale e del lavoro. Con il passaggio dal sistema elettorale, dal proporzionale al maggioritario, già si cambia per la prima volta la Costituzione, per la prima volta in modo rilevante. Spieghiamo bene questo concetto perché è importante. L'articolo 48, comma secondo della Costituzione, dice: il voto è personale ed uguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico. Ho evidenziato uguale. Le leggi elettorali proporzionali attribuiscono al voto di tutti i cittadini il medesimo valore, concedono ai perdenti e ai loro elettori di contare qualcosa tra un'elezione e l'altra, il che non è a tutti gradito e per questo le leggi elettorali e proporzionali sono diventate una rarità. Le leggi elettorali maggioritarie ribattezzano maggioranze le minoranze,
se consideriamo gli astenuti, i governi sono il prodotto di un terzo o di un quarto degli elettori, gli altri tre quarti non contano un granché. Come ci spiegava il professor Raniero Lavalle, costituzionalista, all'inizio degli anni 90, cambiare la legge elettorale, abrogando il sistema proporzionale, significa di per sé cambiare la Costituzione. Il voto dei cittadini non è più uguale, si viola così l'articolo 48. Gli articoli della Costituzione che prevedono maggioranze qualificate per le decisioni cruciali si svuotano di significato, perché quelle maggioranze con il sistema proporzionale, con il sistema maggioritario e eventualmente con l'attribuzione di un premio alla lista vincente, alla lista o al gruppo vincente, si raggiungono quelle maggioranze, dicevo, in un modo molto più facile. E quindi si perde, si svuota di significato. L'articolo 138, che è uno di questi articoli, cioè quello che prevede il procedimento di revisione, perde di significato. Con il passaggio al sistema maggioritario si produce inoltre un bipolarismo di facciata, con l'alternanza tra alleanze generaliste, il centrodestra e il centrosinistra, che non rappresentano un'alternativa al sistema, ma rappresentano un'alternanza al potere di oligarchie che accettano passivamente i dogmi del neoliberismo e praticano una medesima linea politica conforme a tale dogmi. Il potere si concentra sempre di più nell'esecutivo nazionale, verso il quale si sposta la funzione legislativa con l'abuso della decretazione, dei decreti leggi e delle leggi delega cosiddette in bianco. Il prodotto di questi due fattori è devastante. Vediamo così molto velocemente alcune cose. Le più importanti funzioni sovrane dello Stato, cioè il potere di assumere tutte le decisioni che riguardano la politica economica, monetaria, fiscale, di bilancio, vengono definitivamente trasferite e cedute agli apparati di comando dell'Unione Europea. E questo avviene senza una discussione pubblica e praticamente con il voto unanime di tutto il Parlamento. Questi apparati di comando sono, come abbiamo visto, privi di legittimazione democratica, sono irresponsabili di fronte al popolo, ma sono molto sensibili agli interessi della grande finanza e delle multinazionali economiche, e quindi praticano quelle politiche iperliberiste che sono esattamente contrapposte agli obiettivi costituzionali della piena occupazione e dell'uguaglianza sostanziale. In questo modo il popolo italiano non può più scegliere l'indirizzo fiscale, monetario, economico che gli organi elettivi dovrebbero perseguire. Questi indirizzi fondamentali sono predeterminati qualunque cosa succeda alle elezioni nazionali, qualunque parte politica risulti vincitrice delle elezioni. Svuotata di questi contenuti rimane poco o nulla della sovranità popolare. Essa non appartiene più al popolo e con conseguente violazione del principio democratico sancito dall'articolo 1 della Costituzione. Questo poiché la dichiarazione di appartenenza della sovranità al popolo implica la permanenza dell'esercizio di questa nel popolo come contrassegno essenziale ed ineliminabile del regime democratico. Viene poi istituita un'unione monetaria, adottando una moneta sovranazionale, che è l'euro, che è emessa e controllata da un organismo sovranazionale, che è la Banca Centrale Europea, che ha come principale obiettivo quello di mantenere la stabilità dei prezzi. E abbiamo visto prima cosa significa tutto questo obiettivo. Quindi significa mantenere un alto tasso di disoccupazione, significa precarizzare il lavoro, perché questi sono gli elementi che costringono i lavoratori ad accettare riduzioni salariali e riduzione delle garanzie e delle loro tutele conquistate in tanti anni di lotte sindacali e di lotte sociali. Unione monetaria, che significa anche scaricare sul lavoro il prezzo delle asimmetrie economiche che l'Unione stessa produce, ovvero il prezzo della competitività perduta dei prodotti nazionali rispetto ai prodotti dei paesi concorrenti ed egemoni, quali prevalentemente la Germania. Non potendosi svalutare la moneta, si svaluta il lavoro,
bisogna cioè ridurre il costo per recuperare la competitività di prezzo perduta. E questo lo riconosce la stessa Commissione europea in un rapporto del 21 gennaio 2014, dove si dice, tra l'altro, venuta meno la possibilità di svalutare la moneta, i paesi della zona euro che tentano di recuperare competitività sul versante dei costi devono ricorrere alla svalutazione interna, contenimento dei prezzi e salari. Questa politica presenta però limiti e risvolti negativi, non da ultimo in termini di un aumento della disoccupazione e del disagio sociale. Si sottopongono poi gli stati a vincoli insensati e deleteri di bilancio pubblico, il 3% ad esempio del deficit, come prevede l'articolo 126 del TFUE e il relativo protocollo. Sono vincoli che erodono il risparmio privato, secondo una nota relazione di contabilità nazionale, per cui il risparmio è dato dal deficit più il saldo della bilancia dei pagamenti. Se il deficit tende allo zero, l'equazione ci dice che il risparmio è dato dal saldo della bilancia dei pagamenti. Ricordo che fino all'arrivo del governo Monti abbiamo avuto per più di 13 anni la bilancia dei pagamenti con un saldo negativo, quindi abbiamo avuto una erosione del risparmio. Monti poi ha sistemato questa situazione togliendo denaro agli italiani e quindi riducendone la capacità di spesa e quindi riducendo la capacità di importare beni. La bilancia dei pagamenti torna in parità perché, non perché esportiamo di più, ma perché importiamo di meno.